Siamo col deputato Vittorio Ferraresi, Movimento 5 Stelle, all'inizio di questo tour domenicale per dire no alla bretella e alla Cispadana. Lei di finale è particolarmente, immagino, interessato alla vicenda della Cispadana, anche se sulla bretella il governo sembra spingere di più, sulla Cispadana c'è qualche rallentamento maggiore. Forse perché iniziano a mancare i soldi, è un'opera che costerà circa 2 miliardi contro i 200 milioni che invece costerebbe la superstrada. Noi infatti siamo a favore della superstrada, una superstrada che doveva collegare il ferrarese col modenese e i soldi erano già stati stanziati, non si sa dove sono andati a finire. Il tratto ferrarese è già completato e quindi basterebbe una superstrada di collegamento Cispadana, come attendiamo da più di 40 anni, che possa veramente collegare le imprese e i cittadini della nostra zona in modo rapido, in modo veloce, senza impattare come un'autostrada e senza avere i costi e il pedaggio di un'autostrada assolutamente inutile che serve solo a ungere le tasche dei soliti e devastare ancora di più l'ambiente, visto che abbiamo visto l'inquinamento di Modena e della pianura padana essere uno tra i più alti e quindi uno spreco di denaro, un forte impatto ambientale e soprattutto per i cittadini che soffrono appunto malattie legate all'inquinamento dell'area e una superstrada che invece si può fare, che potrebbe servire il territorio che atteniamo da diverso tempo. Cioè, questo sembra quasi che sia un'ambivalenza, da una parte le imprese che chiedono si faccia, penso ad esempio alla bretella con una fetta di imprenditoria anche quando è venuto Del Rio che chiedeva andiamo avanti con questa strada, e dall'altra gli ambientalisti. È una contrapposizione forse non vera, no? Perché se poi ci sono alternative comunque di strade non con queste caratteristiche. Sempre cercato di dividere il nostro paese tra imprenditori, ambientalisti, tra datore di lavoro e lavoratori, tra manifestanti e forze dell'ordine. Io credo che in questo paese si possa garantire i diritti di tutti. Fare guerre tra poveri, guerre tra cittadini è sempre convenuto al potere per dividere e quindi governare e imporsi meglio. Io credo che i diritti degli imprenditori debbano essere garantiti con un accesso alla giustizia più veloce nel nostro paese, con un investimento e un minor costo del lavoro, con un investimento soprattutto nel futuro e nelle nuove tecnologie. Questo che deve fare un governo che miri appunto a sostenere le imprese e dall'altra parte sostenere l'ambiente. Ripeto, le strade già ci sono, bisogna potenziare il trasporto pubblico, soprattutto quello su rotaie, è questo che ci chiede l'Europa, e nel caso della Cispadana costruire una superstrada di collegamento veloce che in già parte c'è nel ferrarese e quindi dare la possibilità anche alle imprese di avere uno sbocco per i nostri territori. La ringrazio, deputato, buon viaggio allora. Grazie a voi. Grazie.